Gino Sorbillo. Vieni Gino, vieni. Allora, ciao Gino. Ciao. Allora, prima di tutto tu arrivi esattamente, maestro pizzaiolo, da quale area? Da Napoli, dal centro di Napoli, più precisamente via dei Tribunali, definita anche molto la via della pizza napoletana, quella dei vicoli, per poi diciamo di aprire nuove sedi sul lungomare di Napoli, nel centro della città e poi anche a Milano e in America. Io so, tutti, ho visto protagonista in un grande evento di cibo internazionale dove c'erano tanti ospiti internazionali. Questa pizza si è decisamente nobilitata anche con gente come te e altri che hanno creduto sul valore della lievitazione, delle farine, un gioco quasi alchemico. Sì, in effetti sì, per il tanto lavoro che io assieme ad altri colleghi pizzaioli da tanti anni a questa parte abbiamo diciamo intrapreso, questa pizza napoletana, questa pizza popolare, questa pizza diciamo spesso abbandonata nei vicoletti della città è ritornata, come dire, a vivere una nuova era, diciamo, è ritornata al pieno splendore di rientrata, possiamo dirlo, anche dalla porta principale, perché spesso nei ristoranti c'era un po', come dire, la cattiva abitudine di togliere la pizza perché si pensava che la pizza potesse sminuire l'importanza di un ristorante. Invece per tutto quello che noi abbiamo fatto negli ultimi anni, anche con appunto chef, anche chef stellati e tante manifestazioni in giro per l'Italia e nel mondo, abbiamo dimostrato che questa pizza, fatta bene ovviamente, poteva essere, come dire, all'altezza di poter convivere con la cucina buona e con gli chef. Ma quello che mi interessava capire da te era anche una presa di coscienza del, per esempio, materia prima farina, spessissimo elemento trascurato, tanti parlano di pomodoro, mozzarella, invece tu grande lavoro anche sulle farine. Ma sì, sulle farine e su tutti i prodotti, anche perché nel passato c'era una netta distinzione, anche nella stessa, come dire, distribuzione, verso la pizzeria o verso la ristorazione. Cioè la pizzeria sembrava quasi una distribuzione di serie B e a noi, diciamo, della storia, comunque questa cosa ci dava molto fastidio. E a seguito pure del lavoro che abbiamo fatto noi, anche di ricerca, di ossessione, di pretesa col buono, andando a conoscere poi produttori, allevatori, fattorie, prodotti straordinari, abbiamo fatto sì che questa differenza nel campo della pizza o nella ristorazione non ci sia, sia comunque chi voglia fare il buono ovviamente, sia comunque alla portata di tutti questo buono. Musica, concediamo! Aspetta, stai qui, aspetta. Roberto Rosati ti dà il riconoscimento. Abbiamo avuto con noi Gino Sorbillo, un grande della pizza italiana.